Lunedì 29 aprile, ben ritrovati all'appuntamento di. Approfondimento dei temi della sostenibilità con la regola della sostenibilità da Francesco a Francesco in studio Fra Italo Sant'Agostino. È sempre il nostro Tony. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i telespettatori di Padre Pio TV. Un saluto particolare a coloro che in questo momento ci stanno seguendo da Casa Sollievo della Sofferenza e che, quindi, con una ecco, prospettiva molto particolare, ecco, anche cercano di riempire la propria giornata con le nostre immagini. La nostra preghiera, il nostro sostegno e anche e soprattutto tutto per voi. Sicuramente eh, ecco, andiamo sicuri stamattina, abbiamo un buon grado di autostima, sicuramente saremo degni del vostro tempo perché anche oggi condivideremo riflessioni importanti, ritrovando l'Arcivescovo di Benevento Monsignor Felice Acrocca, poi la comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo con il suo prezioso contributo a questo programma ormai da, da diversi mesi, poi le buone pratiche, come di consueto nella parte finale del programma, oggi attrazione territoriale perché due ragazzi che hanno deciso di restare e eh, di non partire eh, provano a buttare il seme della speranza, è il caso di dire, in un solco garganico. Solco Garganico è proprio il nome del loro progetto. Saremo contenti di conoscerli e passiamo immediatamente a quelle che sono le ultime novità nel campo della sostenibilità e le sentiamo proprio dalla bocca della nostra Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Penso ad esempio al cammino avviato dalla Santa Sede nel 2020 con la Rome Call for AI Ethics, un percorso che porta a dare applicazione concreta al concetto di algoretica, ovvero dare un'etica agli algoritmi. La presidenza italiana del G7 intende valorizzare questo percorso promosso dalla Santa Sede, portarlo all'attenzione degli altri leader in occasione del vertice in Puglia. Per questo sono onorata di annunciare oggi la partecipazione di Papa Francesco ai lavori del G7, proprio nella sessione dedicata all'intelligenza artificiale. Ringrazio di cuore il Santo Padre per aver accettato l'invito dell'Italia. La sua presenza dà lustro alla nostra nazione e all'intero G7. È la prima volta nella storia che un pontefice partecipa ai lavori del gruppo dei sette e il Santo Padre lo farà nella sessione Autrich, aperta cioè anche ai Paesi invitati e non solo ai membri del G7 e io sono convinta che la presenza di Sua Santità darà un contributo decisivo alla definizione di un quadro regolatorio, etico e culturale all'intelligenza artificiale. Beh sicuramente è un appuntamento importante, quello del G7 e di rilievo la presenza del Papa. Assolutamente sì, poi la mia gioia è che proprio in questo tema noi cattolici stiamo dando un'impronta importante. Lo dico in prima persona perché pochi sanno che io prima di lasciare diciamo, il mondo per diventare frate, comunque avevo intrapreso proprio questi studi. Mi stavo specializzando in informatica e in intelligenza artificiale. Quindi per me è un tema molto molto importante anche perché capisco che questa invenzione è un po' come l'invenzione della macchina del vapore. No? come la macchina a vapore, scusate, come l'invenzione dell'elettricità, la scoperta dell'uso dell'elettricità, la ruota, insomma, veramente avrà un grande impatto su tante tante cose. E quindi la presenza del nostro pontefice in questo contesto internazionale di altissimo livello, il G7, che si terrà dal 13 al 15 giugno 2024, qui in Puglia, in provincia di Brindisi, eh, nello splendido scenario di Borgo Egnazia. Allora, che cosa accadrà? Ci saranno tutti i vertici, diciamo, dei, vogliamo dire le nazioni, non voglio dire che contano, ma quelle che hanno voce in capitolo, diciamo. Soprattutto dal punto di vista economico e politico, e ci sarà questo spazio dedicato anche all'intelligenza artificiale che ha un grande impatto anche nel mondo della sostenibilità. Ed è quello che ci interessa poi sostanzialmente. Nelle prossime nostre puntate andremo proprio ad approfondire questa, mh, questa problematica: l'intelligenza artificiale e sostenibilità. È un altro personaggio. Se così si può dire che vi voglio introdurre oggi è proprio questo possiamo dire con fratello francescano. Stiamo parlando di Fra Paolo Benanti, francescano del terzo ordine regolare e che è presidente della commissione per l'intelligenza artificiale e per l'informazione, professore della Pontificia Università Gregoriana, unico italiano nel comitato sull'intelligenza artificiale delle Nazioni Unite. Uno splendido esempio di come si può portare anche in campi laici, quelli della politica, quelli dell'economia, dell'organizzazione della società, anche persone che hanno la loro fede, che non rinunciano alla loro fede, ma portano insieme al um, loro carisma personale anche le competenze oggettive del campo che rappresentano. È verissimo, sono d'accordo con te anche perché poi se vogliamo la fede che è un percorso di ricerca permanente è una, una sorta anche di, di modus operandi, non approcciarci alle cose in maniera superficiale e per quanto riguarda l'intelligenza artificiale è più che mai opportuno un approccio consapevole che trasformi questo ulteriore strumento eh, dell'uomo come mezzo per fare cose belle importanti buone per tutti. per migliorare la vita esatto bene a proposito di news noi eh, approfittiamo anche per fare subito un collegamento per parlarvi di una manifestazione partita ad aprile e eh, che si svilupperà nei prossimi mesi si, si tratta dell'italia green film festival che si tiene a roma è giunto a uh, un evento giunto alla sua quinta edizione dovremmo avere con noi in collegamento il direttore artistico della manifestazione Pierre Marchionne. Eh, se ci fossero difficoltà mh, per il collegamento eh, Skype, il direttore artistico è in attesa di essere chiamato, potremmo sopperire con una buona vecchia chiamata, videochiamata WhatsApp. Attendiamo quindi indicazioni. <coughs> Nel frattempo stiamo vedendo il sito ufficiale. Della esatto, di che si tratta Tony questa manifestazione è una manifestazione che ehm, porta tiene come dire, eh, in alto i temi della sostenibilità attraverso il magico mondo del, uh, del cinema dei film eccolo vedo collegato con noi il direttore artistico Pier Marchionne vediamo se ci sente buongiorno Pier ben trovato Buongiorno, Buongiorno. certo sì, sì. ti vediamo. Buongiorno ti vediamo, a te, Pier. Ti sentiamo forte e chiaro. Grazie a te per, la per di... avermi invitato. Grazie. Grazie a te per la disponibilità e per ecco, il tuo contributo a farci conoscere questo evento così bello e importante. Quindi, raccontaci cos'è e come nasce l'Italia Green Film Festival. Allora, sì, ehm, noi eh, eravamo ehm, dei ragazzi che eh, era più o meno il 2016-2017, quegli anni lì, e ehm, ci piaceva produrre eh, dei cortometraggi. E ad un certo punto eh, ne abbiamo fatto uno particolarmente bello e abbiamo deciso di... Ehm, Uh, iscriverlo a dei festival e siamo andati a Cannes, siamo andati a Berlino, siamo andati a Lisbona, ma uh, non siamo mai stati selezionati. Poi abbiamo ridotto la nostra mission, il nostro obiettivo, il nostro target e abbiamo deciso di andare a quelli più piccoli. Così siamo andati a Parma, mi pare, Piacenza, Torino eh, festival più piccoli che e bene, non siamo mai stati selezionati ma perché? perché era un film green perché era un film che parlava di ambiente e eh, probabilmente in quel periodo eh, i film green non andavano di moda e così abbiamo deciso ma perché non lo facciamo noi un festival? e l'abbiamo fatto L'abbiamo fatto e anche lì i primi, i, i primi tempi non è che sono stati facili perché mh, i film non arrivavano, perché non ci conoscevano perché comunque era un festival internazionale quindi rivolto a, a, al mondo e beh, una mattina ci arriva un, un film, una mail con un film in allegato arrivava dalla Cina e in questo film c'era scritto, questo è, il nostro, questo è il nostro grido, questo è il nostro lavoro, diffondetelo nel mondo. Ecco, diciamo che da quel momento in poi abbiamo capito che probabilmente non eravamo soli, che probabilmente c'erano centinaia di persone che vedevano un po' le cose come le vediamo noi. E da quel momento possiamo dire di ehm, di continuare a fare quel lavoro lì, cioè di uh, diffondere, continuare a diffondere quel messaggio, quel grido di allarme, quella testimonianza che arriva da quel tipo di produttore che a volte è un piccolo produttore, ma che sta sul posto e che vede le cose con l'occhio proprio del testimone, non è il grande film hollywoodiano che costa 50 milioni di euro. È un film Testimonianza, grido di allarme: un film che lancia un messaggio, è questo quello che, almeno la nostra giuria, è questo quello che va a cercare: il messaggio. Poi da lì è partito tutto: da lì siamo stati contattati dall'UNESCO. E ci ha riconosciuto il patrocinio perché siamo un alto valore culturale didattico e poi il Parlamento europeo e poi il Ministero, il Ministero della cultura il, e poi la regione Lazio e da lì eh, ecco siamo arrivati alla quinta edizione complimenti, complimenti ho visto che avete visto anche la, la foto di Papa Francesco oh sì. e non potevamo non esimerci dal andare da Papa Francesco e, dar, e, e consegnargli uno, il nostro premio speciale che diamo appunto a queste um, a, 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 che abbiamo dato in questo caso al Papa più green della storia dei papi, questo lo eh, possiamo eh. dire. Intanto, intanto complimenti davvero per la vostra resilienza, no? per la capacità di andare oltre le difficoltà, Grazie. gli ostacoli, le sconfitte e poi davvero anche complimenti per la mission che il festival si pone. Eh, dicevi bene, eh, solo in questi anni, probabilmente anche dopo la parentesi pandemica, il tema della sostenibilità sta diventando un argomento sempre più importante. Oggi eh, fa strano chi, chi non ne parla, no? invece voi av ci avete creduto fin da subito eh, e quindi ti chiederei come si svolgerà questa quinta edizione del festival. Allora, eh, il nostro format eh, funziona così. Allora, noi eh, dobbiamo far immergere nella bellezza i ragazzi. Per questo è un festival, ecco, non so se lo avete eh, intuito, è un festival soprattutto educational. E eh, la prima cosa che dobbiamo fare è far immergere i ragazzi nella bellezza, quindi già la, la ricerca. Del, della location già quella è il nostro format e quindi quest'anno utilizzeremo adesso il mese di maggio il palazzo delle esposizioni eh, mi pare dal 7 al 10 maggio per, sempre per la visione di questi film eh, villa torloni abbiamo già avuto delle, delle, mh, delle giornate a palazzo valentini a piazza venezia e poi abbiamo utilizzato il Wigil per due giornate particolari. Se poi mi date il modo di, ehm, di raccontarle, ve le racconto: due giornate speciali dedicate a due temi particolari. E poi abbiamo, eh, siamo stati per la, il taglio del nastro la, presso la Sala Congressi della Regione Lazio, che ci ha ospitato, e poi abbiamo avuto l'antico acquario, acquario romano. E poi abbiamo avuto eh, la villa, villa Altieri, quella che si trova um, a Viale Manzoni, sempre a Roma, tutti luoghi di assoluto prestigio, storia e bellezza. Ehm... Molto, bene, molto, bene, sì, molto bene, noi sì. Pier. In, questa, in questo primo collegamento, volevamo innanzitutto dare notizia anche noi del festival, dargli il giusto risalto, richiamare il sito ufficiale della manifestazione e poi, come dicevi tu, siccome il festival si prolunga anche nel mese di maggio, eh, con eh, ecco, la, la tua disponibilità, se possiamo approfittare della tua disponibilità, a fare ulteriori collegamenti dove magari andare a fare dei focus su questo o quell'altro argomento questo o quell'altro evento ah, okay. magari eh, poi abbiamo ecco no, poi non solo le tematiche non solo soltanto legate al, al green ma legate anche al social tant'è vero che il, lo scorso anno abbiamo avuto eh, una, una giornata speciale quelle che noi appunto chiamiamo le, le serate particolari giornate speciali e l'abbiamo avuta presso il teatro dell'opera per l'albero della legalità e lì abbiamo portato 1200 ragazzi della periferia romana all'interno del Teatro dell'Opera proprio per parlare di legalità. E in quel caso, ehm, grazie anche all'aiuto dei Carabinieri Forestali, abbiamo eh, donato al Teatro dell'Opera... Uh, un, albero che proviene, un, un, un piccolo albero che proviene proprio dal giardino di Giovanni, di Giovanni Falcone e adesso questo albero è geolocalizzato e si trova proprio nel, nel, dentro il Teatro dell'Opera e verrà messo a dimora nei prossimi mesi nel giardino adiacente il Teatro dell'Opera e, e quel, in quel caso devo dire con orgoglio che abbiamo fatto un, un, una, bella, insomma, una bella giornata. Molto bene, molto bene Pierre. Purtroppo il tempo a nostra disposizione eh, per oggi si esaurisce, però come detto sarà bello risentirti anche eh, nelle prossime settimane per seguire più da vicino quello che, sta, che succederà alla quinta edizione, edizione dell'Italia Green Film Festival. Tante novità, tante cose, seguiteci perché è veramente entusiasmante. Bene, allora questo non è un addio, ma un arrivederci, grazie, grazie al direttore artistico di Italia Green Film Festival, noi quindi ci ritroveremo nelle prossime settimane, per il momento buon lavoro e buon proseguimento di giornata. Grazie. Noi restituiamo la linea alla regia Fra Italo e per ritrovare poi Monsignor Felice, eccolo qua, dopo le la pubblicità.